Sì, Pata, Allora. ma che cazzo di gol hai fatto del 3-3? Ma che cosa si è fumato il portiere dei Blancos? Che te l'ha No, tirato gran addosso? gol quello, Gran stupido. gol, gran gol, gran gol. E io quando ho visto quel gol lì. Hai detto che non mi faccio la doccia, me l'hai detto. Cosa? E tu hai aspettato poi i rigori. No, Ma no, io lo so che follia. voi ce l'avete col sistema, perché il Noi. sistema vi ha fatto stare fuori 3 ore e poi vi ha fatto rientrare. Sti cazzi, dai, abbiamo sbagliato 3 rigori a testa, dai, un po' di Ma toccadini. vaffanculo, va. Io quando tu hai fatto il 3-3, volevamo bere 3 gettini di tequila tutta la squadra per festeggiare. E invece no, hanno deciso Blancos di suicidarsi e hanno deciso da 3-1 di perdere e prendere una valangata di gol. Poi Patacchini è fortissimo, eh. Patacchini secondo me è il giocatore più forte che c'è in Got League, c'è cioè uno dei più forti. Però i Sì. Blancos, ma che cazzo fate? Blancos, Eriks, ma vaffanculo, va. Eriks, no, no, no. No. Sinceramente sì, perché non si può allenare una squadra del genere 3-1. Ma come cazzo fai? Ma come fai? Io ero lì che stavo mangiando le pizze, ci dicono no, venite cambiati perché dobbiamo fare i shutout. No, Che non cazzo eri stai lì a mangiare. dicendo? Che cazzo dici, Canne? Eri lì a rompere i coglioni fuori dal campo, a cagare il cazzo sul fallo che era Sì, fallo. no, poi oltretutto. Sistema complotto, complotto perché il gol dei Blancos, possiamo dirlo che era regolare? Possiamo dirlo No, perché il ma fallo che di... cazzo dici? No, 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 non può dirlo, non può dirlo. Rispetto per la Ma è classe arbitrare fallo! della Got League. Rispetto. Allora, intanto ringraziamo Tommy per la sub, grazie mille. Complimenti. E poi volevo finire questa spiegazione, visto che lei era in campo, di questa rissa che abbiamo appena visto. Dai. Spiego Vai, io. vai, ci siamo. Allora, ho finito, grazie a tutti. Allora, eravamo in campo, stavamo giocando, i Red Rock ci rompevano i coglioni da fuori, pesante, Yoragon. tanto che ZV finisce la partita, ZV fa questa cosa qua, finisce e fa, scusate, ai Yoragon, secondo me, sta il Funicoli, attaccante, funicoli, ci funiculi, siamo. funiculi, Funicoli. funiculi, zazà. Ha pensato fosse per lui il gesto, cioè sicuro. E infatti è andato lì e gli ha detto: ha sbagliato palazzo, hai sbagliato palazzo. Sbagliato Te palazzo, lo giuro. provate E io ero furioso. avanti. Poi vabbè, poi si è calmato, raga. Sul campo succedono cose che poi, tipo, non so come, sono tipo dei supereroi. Tutti sul campo succedono delle cose. Poi esci dal campo e è un'altra roba. Infatti io gli ho detto: sei tranquillo, però tanto. Perché ZV, ragazzi, lui non ha fatto una carriera calcistica, non ha vissuto spogliatoi, stadi, campi, tanto quanto magari un Funicoli. Quindi, o anche io. Quindi, mantenere o Bertocchi lo può dire, mantenere la Grazie, freddezza. Jay. Vabbè, tu ormai sei un Ti andrebbe bene la veterano. Cioè, mantenere la freddezza in alcuni casi è difficile. ZV è uno che la pressione la tiene tutta dentro. Poi, quando vede che qualcuno attacca le sue robe, esce fuori, magari sbaglia il gesto e fa. E quelli è lui che si prende Ma fuori. per te rischia, cioè, nel senso, pensi che cambierà idea ZV oppure fermo nelle sue. Nella sua posizione. Non si ricorda neanche di averlo detto. Anzi, ti dico di più, verrà a giocare da noi Funicoli. Attenzione. Era Allora, così uno ma Fata, cos'è focoso. che ti ha detto Ziad quando devi tirare lo shootout? Il fratello di Sì. era un po' Questo me lo son sobrio. perso, Andy. Ma come Ah, lo puoi dire? È bannabile? sì, beh, diciamo di sì, dai. Si può Allora, dire, si dai. può dire. Ma no, io voglio la mia intervista a favore di Andy 9. Mandategliela, ragazzi. La troverà sicuramente. Tu pensi che Andy Nine si perda un dettaglio della giornata? Cioè, lui se la vede a 0,25 tutta la giornata. C'è un content per 2 mesi adesso. Salutiamo Andy per il suo canale meraviglioso. No, però è Sapete a vero. chi somiglia Andy 9? Ma clamorosamente. Sparca lo squalo. Spero non mi Ma quereli la sciocco. persona che sto per menzionare. A Dario Bressanini ha qualcosa. Solo che Ti Dario sembra bene Bressanini è la un po' fucina? più impegnato Sentiamo rispetto cosa a Andy dice. 9. Sentiamo qualcosa dice se è la stessa Fucina, di la prima. squadra che temi? Ah, è la fucina. Se devo scegliere tra gli outsider e la fucina, scelgo sempre la fucina. So che posso battere la fucina, so che i miei ragazzi sono più forti della fucina. Occhio, Anche degli outsider, occhio. però
So che non quella lì è una gara che veramente possiamo dare il meglio e siamo incazzatissimi, lo vedrete. Ok, salotto. E vedremo. Va bene. Grazie, grazie, Andy. Grazie, Andy. C'è qui Jay Pata. Vabbè, chi se ne frega, sti cazzi, Jay Pata. No, comunque ragazzi, personaggio rivelazione, dai Andy, eh. Cioè, nessuno si aspettava un personaggio del genere, Cobra. Ma io lo conoscevo già e non mi ha sorpreso onestamente. È un perfezionista, se devo paragonarlo a qualcuno ti direi Antonio Conte, veramente sta attento al dettaglio. Ma pensate che è stato vicinissimo a stare agli outsider, eh? Semplicemente perché per un paio di settimane il Rosso è stato un po' occupato e non ha letto i messaggi, sennò io ci ho parlato 3-4 giorni di fila ed era già tutto fatto per venire agli outsider dalla seconda giornata, e poi alla fine non si è concretizzato ed è andato agli Oregon. Ma Berto, grazie. Ma situazione da Iale ancora non si è... Lui, allora, racconta tu. Niente, Daiale, Andy Nine mi ha dato il suo contatto, noi ci serviva comunque dell'organizzazione perché penso che siamo la squadra meno organizzata di tutta la GOT e quindi poteva essere un profilo che per darci una mano. Diciamo che domani non ci sarà perché ha avuto dei problemi con l'amministrazione e quindi con la direzione della GOT e oggi mi ha mandato un audio dicendo che comunque ad oggi non è stato contattato e quindi sicuramente per questa giornata non ci sarà e vedremo in futuro. Noi siamo dispiaciuti perché comunque lui era carichissimo, ci ha fatto un gruppo WhatsApp dove ci ha mandato dei video con un suo collaboratore di determinati movimenti, era carico, tipo alla Andy Nine. E quindi però poi niente. Quindi confermati quelli... annaciati, lo staff tecnico annaciati. Sì, dovrebbe esserci, vediamo, perché comunque in un giorno non si può fare miracoli, ma forse abbiamo una grossa sorpresa. Ambe. Questa? Sì, sì. Quindi, al demone. Anche fuori dal campo, ragazzi. Cosa bisogna dire? Cioè, cosa bisogna dire? Una ragazza con TikTok aperto, bravo. Forza Palermo, stiamo arrivando. M grande mitologico. Grazie mille per la sub a Chris 1606, grazie. Allora. Questo allora l'ho preso da Manfredi, eh. Altri episodi di oggi, Fabri, degni di nota? Che io le vado a prendere. Altri episodi di oggi, a parte i Muchachos che quasi mettono i piedi in testa ai Redlock, che bisognava parlarne. Non ne vedo altri particolarissimi, a parte Franchino Criminale che ha un leggero diverbio con Canella che gli dice vai a mangiare i panini. No, grandi momenti bellissimo. Veramente altissimi, c'era da sottolinearlo. Ce l'ho, aspetta. Comunque riesco a rimanere altri 5 minuti e poi tocca che vado. Va bene, tanto... Parlo con l'arbitro, ma mi devi dire che cazzo vuoi Teo? Sto parlando con l'arbitro, non ti devi permettere di rispondere. Ma guarda che mi sa che i panini ti mangi più te, c'hai la panza, bello. No, ce l'ha con Autogrillo! Guarda che sei in campo gioco, non la vedi, eh. Oh! Posso dirle una cosa adesso? Io parlo con l'arbitro, ma mi devi dire che cazzo vuoi Teo? Vada. No, non voglio portare avanti questo dissing, però voglio solo dire... che secondo me, ed è stata una cosa brutta, è stata una cosa molto brutta, questa cosa non si è fermata in campo. Io stavo mangiando ed è venuto dopo dietro, cioè non è stata una bella roba. Abbiamo fatto pace, ma è stato veramente, veramente brutto. Cioè in GOT League comunque è una cosa che finisce lì, io ti dico mangi panini, tu mi dici che è la panza, però venire poi dopo dietro mentre mangio e farmi brutto, come per dire che mi vuoi tirare due ceffoni, e si devi mettere in mezzo il mio mister. Questo secondo me è un po' meno, cioè non rispecchia per niente Vale. Non rispetta per niente GOT League, questa cosa qua comunque la segnalo perché è stata una merda. Accuse chiaramente content, raga. Accuse. Io gliel'ho detto, io guarda ti dico del... no, lui si è incazzato perché gli ho detto che hai 50 anni, gli ho detto potresti essere mio padre, come mi parli così? E lui si è incazzato per questo. Io gli ho chiesto scusa, però chiaramente content. Che cazzo me ne frega chi è Franchino, cioè nel senso chi se ne frega. Lui si è incazzato un botto, tantissimo. E mi ha salvato il demone. In che senso, scusa? Mamma mia, il demone.
Comunque non me l'aspettavo, posso dire da Franchino non me l'aspettavo. Si mette dentro il demone perché anche out of camera voleva mettermi le mani addosso. Ah. Ho fatto anche una recensione rabbiosa degli arbitri oltre ai panini. Arbi, dichiarazione di Daiale sulla GOT, quella che mi hai mandato? Scusami, vai, colpo. No, intendevo, Franchino era incazzato anche con l'arbitro. Dopo ha parlato che non si poteva avere un arbitro simile. Ho visto che hanno messo il tweet. Anche l'arbitro era nuovo, era incazzato. Sì, l'arbitro era nuovo. Gli arbitri erano nuovi, nuova classe arbitrale. Come sei trovato, Gipata? Meglio o peggio? Malissimo. No, in realtà non mi sono trovato male, cioè nel senso erano molto giovani e sai cos'è? Forse lo sbattimento più totale che gli arbitri conoscono i personaggi, ok? Forse quello che conoscono i personaggi. Conoscono, a me vabbè, come in Serie A. Ogni tanto a me succede in Play to Give che io vado a fare delle partite, c'è l'arbitro che dice il campo è Jay. Come Jay. Però sono condizionati, capito? Attenzione, metti, attenzione, metti. Attenzione. Dai su. No, ma è una cosa incredibile, senza senso. Veramente non so cosa dire, guarda, non so cosa dire, mi hanno fatto perdere tempo, ma no gli outsider, io credo in generale, vabbè, la dirigenza non esiste, non c'è sta proprio un riferimento, se parla con i giocatori, pensa un po'. Male. Per questo che pensa un po', posso dai su. No, è una cosa incredibile. Pesante, Bertox, qui un po'. No, non io dissi, sono però stato parecchio in contatto perché comunque diciamo un po' gli acquisti, un po' il tutto lo teniamo io e Maui, quindi l'ho sentito parecchio in queste settimane e era già tutto fatto, ti ripeto, aveva già il gruppo, aveva già fatto i video, aveva già mandato i video, aveva fatto venire un'altra persona per il suo staff. E quindi poi ci sta che sia un po' deluso, amareggiato, incazzato che oggi ancora non sapeva nulla, ecco, quindi lo capisco. Ci sta. Allora facciamo entrare John. Vai. Puoi mettere la storia di Sespo, per favore, che me la segnalano? Sei vista la GOT League? A tratti, visto poco e visto il primo tempo di Enerix contro ND9, la partita più brutta, e il secondo tempo di Redlock contro sempre ND9. Allora Gallo, come va? Che Jainana è un po' stanchino, voi, Gallo e Cava, come state? Siamo stanchi ma delusi, amareggiati. Dove stanno? È arrabbiato come Canella, lei, come il suo allenatore, è arrabbiato? Peggio, penso anche peggio. Ci dica. Perdere il secondo posto per degli shutout del cazzo fa girare veramente. Vabbè, con voi stessi, quindi non siete arrabbiati col sistema. Non solo, perché sinceramente non è normale che siamo fermi 2 ore e poi dobbiamo cambiarci apposta per degli shutout. Veramente assurdo. Un po' tosta. Ma avete mangiato nel frattempo? Sì, abbiamo mangiato, siamo rilassati. Come avete mangiato? Ma mi scusi, Sciscione, ma chi è che fa queste regole? Ma che cazzo ne so? Io a me oggi ma posso alzare un'altra polemica? Vada, siamo qui apposta. Io sapevo un'altra regola, quindi diciamo che le regole cambiano. Cambiano molto facilmente, diciamo così. Io voglio alzare un'altra polemica su questa GOT League. Una polemica molto grande che voglio fare non è tanto lo shutout, perché oggi se andate sfiga noi, altre squadre altre volte l'hanno fatto con questa pausa in mezzo. La vera merda di quegli shutout è stato il fatto che il mio numero 10 Mattiacci, primo tiro supera il portiere davanti alla porta e il portiere lo uccide.